Di sicuro una bellissima edizione della nostra conferenza annuale di Porte Aperte, l'edizione numero 27, una bellissima, incoraggiante per noi risposta dalle chiese italiane che hanno mandato numerosi partecipanti, un centinaio in più dell'edizione scorsa, e questo per noi è molto incoraggiante e significativo anche in un periodo particolarmente travagliato, periodo di crisi anche in Italia, di crisi internazionale, di movimenti importanti del mondo islamico molto vicino a noi, e questo veramente ci tocca molto. Un'edizione di questa conferenza che, come sempre, ha portato novità nella continuità del nostro impegno a favore e in sostegno della Chiesa perseguitata nel mondo. Novità in modo particolare nell'organizzazione di una riunione speciale dedicata ai nostri ambasciatori di Porte Aperte presso le chiese sparse in Italia. Novità anche nella catena di preghiera che abbiamo avuto nella notte fra sabato e domenica, che non si è mai interrotta, una dimostrazione concreta, immediata dell'impegno nostro a sostegno della Chiesa, che è prima di tutto un impegno di preghiera, un impegno di attenzione che non si deve mai allentare, perché questi tempi sono veramente travagliati. Abbiamo sentito oratori venuti da fuori Italia molto molto bravi, molto toccanti, perché hanno vissuto sulla pelle le cose di cui stiamo parlando in queste conferenze, ci hanno potuto veramente stimolare a pensare al nostro modo di vivere, al nostro modo di essere Chiesa, a tutto quello che noi possiamo fare e quanto conti quello che noi possiamo fare qui nel mondo libero. Quindi mi auguro veramente che ogni partecipante se ne vada via da questa conferenza veramente stimolato nella propria vita a fare la propria parte a sostegno della Chiesa perseguitata. Mi piace anche sottolineare la maturazione nostra che si può anche verificare in questi convegni, che ci vede ovviamente continuamente impegnati a sostegno della Chiesa perseguitata, ma non di meno ci fa anche guardare a quello che deve essere il nostro impegno qui in Italia per cambiare certe cose, e questo riguarda ad esempio l'ambito dei diritti umani e soprattutto della libertà religiosa, un impegno da cristiani che si deve anche tradurre nella società civile, nell'ambito in cui noi lavoriamo e viviamo tutti i giorni. E anche in questo ambito la conferenza rappresenta un momento importante per raccogliere notizie, ricevere stimoli molto importanti che ci aiutino a collocare questa nostra azione nel mondo in cui stiamo vivendo oggi. E devo dire che da quel punto di vista questa conferenza è stato un grande successo, in quanto siamo stati stimolati ad impegnarci di più, ed è quello che mi auguro faremo appena usciti da qui e ritornati nelle nostre vite.